Hello everyone! Oggi faccio un video in italiano. Ah! È strano parlare in italiano davanti a Sonia e Candy. Come forse notate, c'è una bella zucca perché è quasi Halloween e mio marito è americano. Quindi quando ho visto questa zucca a Eurospin ho detto wow, facciamolo sentire a casa. Facciamo la zucca! Io l'ho fatta due volte in vita mia, quindi mi devi un po' aiutare. Non sono molto bravo io, quindi... Devi dirmi te cosa ho fatto. Però ragazzi, questo video sarà anche un Q&A. Ho selezionato 20 domande, quindi non sono poche. E mentre facciamo la zucca, risponderemo alle vostre domande. Iniziamo con la zucca o con una domanda? Una domanda. Ce l'hanno chiesta in due, quasi la stessa. Cosa ti piace di più di te e di meno? Quindi qual è la tua migliore qualità e quella che ti piace di meno? Ragazzi, una cosa che mi piace di me è che secondo me io sono tenace. Sono tenace e sono testarda. Se voglio una cosa e me la metto in testa, sono un po' un piccolo carro armato. Lavoro e la punto. Decisamente. E invece una cosa che non mi piace è che vivo tutto con grande ansia. Come diciamo noi in italiano, le pippe mentali. Questa cosa va cambiata. Te? Ci sono troppe cose che mi piacciono di me. Sto scherzando, però forse una cosa che mi piace di me, non ho paura di provare nuove cose. Tipo, provare un rischio che una persona direbbe no, non ce la farei mai. Io dico, vabbè, tanto, ci posso pure provare. Una cosa invece che non mi piace di me, tipo vorrei lavorare un po' meglio. Cioè, cado nelle distrazioni un po' troppo. A parte questo, tipo un po' di pazienza, un po' più di pazienza. Oh, anche no, se no. Mi... Va bene così. Allora, per iniziare, dobbiamo tagliare un cerchio qua in alto. No, facciamo un zigzag. Capito? Tipo tac 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 tac. Se vuoi rendere le cose veramente difficili. Ma il cerchio è brutto. Cerca di mantenere sempre le stesse distanze dal centro. Dai, tu stai parlando con Giotto. Non so chi è. Allora, vado a prendere il coltello. Oh mamma mia. No ragazzi, questo video sarà splatter. Chi è? Perfetto, è perfetto. No, questo io mi tolgo. Come lo faccio io? Non sono brava per niente col coltello lì. Non ti tagliare. Così va giù, forse con le mie manine piccole. Brava. Allora adesso iniziamo a svuotarlo. Cioè preparati a sporcare le mani ovviamente. Oh che schifo. L'hai mai fatto questo? Sì. All'inizio della vostra conoscenza non avete avuto paura che la distanza potesse compromettere la possibile frequentazione? Sì, perché siamo sempre stati consapevoli della nostra situazione. Quindi era sempre una cosa di cui eravamo coscienti, diciamo. All'inizio non sapevamo bene cosa fare, ovviamente. Io italiana, lui americano. E poi abbiamo deciso di andare in Giappone. In Giappone in realtà per me all'inizio era un po' un'ansia, perché io non sono andata con un visto lavorativo e sapevo che in 6 mesi avrei dovuto trovarlo. Ce l'ho fatta, però all'inizio era un po' un'ansia. La prossima domanda dice: perché siete in Italia? Il Colorado è bellissimo. Non è una domanda semplice, ma ci sono tanti motivi che ci hanno portato a questa scelta. È un po' complicato. Per noi è facile stare qua, è più facile, nel senso sia economicamente. Comunque noi ci siamo conosciuti in Italia. A Brian anche piace l'Italia. A me anche. Insomma. Scherzo ragazzi, oh! E poi comunque la mia famiglia è tutta qua. Mentre in America la famiglia di Brian c'è la sorella in Colorado, il fratello in Florida in una città, la mamma e il papà in Florida a 1 ora di distanza. Invece io ho mamma, papà, zie, zii, cugini, pronipoti, tutti a Roma. La prossima domanda dice... Ah, ecco, appunto. Che rapporto avete tu e Brian con le vostre rispettive famiglie? Vai, iniziate, fammi togliere un po' di schifo. Allora, devo dire, non lo sto solo dicendo perché loro lo sentiranno, però mi trovo molto bene con la famiglia di Sonia. Mi trattano bene, quasi quasi mi viziano. Quindi sono troppo fortunato e grato per la sua famiglia. E li voglio bene, certo. Sì, passiamo anche abbastanza
tempo insieme. Non tutti i fine settimana, però un po'. Io con i genitori di Brian, che schifo. Io con i genitori di Brian ho un bellissimo rapporto, e anche con fratello e sorella. Ovviamente non li vedo così tanto come Brian vede i miei genitori. Beh, oddio, quando andiamo in America devo dire che stiamo tantissimo. Tipo, se siamo, ecco, l'ultima volta 2 mesi e mezzo. Io sono stata 2 mesi e mezzo tutti i giorni quasi con la famiglia di Brian. Quindi quando andiamo facciamo proprio una full immersion e mi trovo molto bene. La mamma di Brian è molto simpatica e è molto chill. E il papà è antipatico. Papà è antipatico, però... Ma l'hai detto così seriamente? Non è vero, no, ci troviamo molto bene. È se... bello fare i video in italiano. Allora, la prossima domanda è: qual è la parola inglese che usi più di frequente? E Brian, la tua italiana che usi più spesso? Ma che domanda strana! Sicuramente la parola che uso di più in inglese è I. Perché? La parola più comune che uso è il. Il. Oh, non lo so, forse baby, perché ogni volta che ti chiamo dico baby. Anche sì. Ciao. Quante volte dici ciao? Ogni giorno. No. Ciao. Questo forse lo dovrei grattare col coltello. Visto che tu e Brian fate lo stesso mestiere, vi aiutate, vi consigliate a vicenda? Sì. Sì, decisamente. Poi io lavoro per me stessa, quindi non ho proprio colleghi. Cerco di tenermi aggiornata il più possibile attraverso video, articoli, attraverso persone che fanno il mio stesso mestiere. E sicuramente Brian è la persona con cui mi confronto più spesso a livello di nuove tecniche. Se incontro una sfida diversa, se incontro uno studente un po' più particolare, magari voglio adottare un approccio diverso, ne parliamo sempre. Studenti particolari, sapete chi siete. Sì. Creativamente ci aiuta pure, perché spesso se ci manca un'idea facciamo tipo che devo fare, cosa mi conviene fare su questa volta, bla bla bla. Sì, e non solo creativamente, per me anche consigli proprio a livello di tecnica di insegnamento ogni tanto, perché ragazzi, non tutti gli approcci vanno bene per tutti. Io credo davvero nell'apprendimento personalizzato, per questo faccio lezioni uno a uno. Ok ragazzi, nuova tecnica. Sono andata a prendere la forchetta perché tutti questi fili non uscivano. Vatti a mettere qualcosa che puoi sacrificare. Ah, vedi, puoi fare come gli spaghetti. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Che è quasi tutta bella vuota. Qual è il tuo momento preferito o una cosa che avete fatto insieme durante il primo anno di matrimonio? Il primo anno di matrimonio è Covid. Ci è capitato uno strano primo anno. Uno strano primo anno. Abbiamo fatto però delle cose interessanti. A parte il viaggio in America, dove abbiamo rivisto la tua famiglia, abbiamo conosciuto il nipotino Hudson. Però non è una cosa romantica. Forse io e te, a me è piaciuto quello che hai fatto per il mio compleanno. Tristemente in questo momento non mi risalta nessuna cosa bellissima che abbiamo fatto insieme, perché stare con te è sempre bello. Quasi quasi ci sono, La prossima domanda è: qual è la più grande difficoltà che avete dovuto affrontare quando avete iniziato a vivere insieme? Ragazzi, io e Brian abbiamo iniziato a vivere insieme abbastanza presto rispetto a moltissime coppie, perché comunque non potevamo stare in Italia per tanto tempo. Lui è stato in Italia per 3 mesi, poi io sono andata in America per un po' di tempo, poi però siamo andati in Giappone e quindi abbiamo iniziato a vivere insieme in Giappone, perché oggettivamente non aveva senso pagare 2 affitti che comunque a Tokyo non sono proprio economici. E detto questo, il problema più grande? Il problema più grande è sicuramente stato il trovare lo spazio o il momento per se stesso rispetto al momento per stare in coppia. Per esempio, io e te non abbiamo mai litigato per il disordine, per chi pulisce cosa, per lo spazio nella casa. Di solito era proprio una questione di quando stare insieme e quando vai a convivere. Le libertà che hai diminuiscono certamente, spazi, tempo da solo, queste cose. E ci vuole un po' per abituarsi. Ma quando facciamo la faccia? Quasi. Tu e Brian sognate spesso nella lingua madre dell'altro? E in quale linguaggio vi sentite più a vostro agio, specialmente quando litigate? Inglese, inglese, inglese. Inglese, inglese, inglese. Cioè magari sì, qualche sogno in Italia non ho fatto pure, però principalmente mi sa che sogno in inglese, perché è comunque la lingua che uso di più nella mia mente quando penso. Io invece non lo so, cioè se io mi sveglio la mattina, faccio colazione e inizio a parlare inglese, poi insegno 8 ore, 7 ore e parlo inglese, 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 poi la sera per me è quasi un
uno sforzo switchare all'italiano e raccontarti tutto quello che ti voglio raccontare in italiano piuttosto che restare settata in inglese praticamente. Allora, pensate che di solito mi va di parlare inglese e solo inglese, ma delle volte mi viene da parlare in italiano nei rari momenti che lo faccio. Dopo tipo un'ora sono in dice tipo: Brian, I'd like to speak English if that's okay with you. Davvero? Tipo un giorno no, in italiano si può fare, no? Voglio raccontare questo aneddoto. Allora, non so se ve l'ho già raccontato. Io l'anno scorso ho fatto una gastroscopia. Ero sedata, quindi mi hanno addormentato. Quando mi sono svegliata, io non mi ricordo niente, però mi hanno detto che io ho iniziato, ero in Italia, ho iniziato a parlare in inglese e dicevo tipo: How did it go? What did you see? Ai medici italiani, alle infermiere. Guarda, io non mi ricordo niente. Dici? Che poi io sono andata che parlavo in italiano, mi hanno addormentato e 10 minuti dopo parlavo inglese. Chissà che avranno pensato. Però sì, spesso anche quando litighiamo, dipende, spesso parliamo in inglese, ma quando litighiamo a volte io passo all'italiano perché voglio essere sicura di usare le parole giuste, giuste. Qual è un'esperienza che non avreste mai fatto se non aveste conosciuto l'altro e di cui siete grati? Questa è stata la domanda più facile di tutti i 20, mi sa. Perché è sicuramente andare a vivere in Giappone. Non mi sarei mai immaginato a vivere in Giappone. Alla fine sono anche grato perché sono riuscito a capire che il Giappone mi piace tanto. Tu? Io sapevo che comunque insegnare mi piaceva, però non avevo mai avuto davvero l'idea che avrei potuto farlo per me stessa. Avevo sempre pensato a quali corsi fare, per essere assunta da quale scuola, in che posto lavorare. E invece penso che la tua influenza mi abbia spinto a lavorare per me stessa, che è una cosa che di cui sono molto grata, perché in realtà, nonostante ci siano degli svantaggi, è una cosa che mi piace molto. Allora, togli un po' questa parte in mezzo, tipo in fondo. Qual è la domanda? Il viaggio più bello che hai fatto? Probabilmente la prima volta che sono venuto in Italia, perché era tipo la prima volta vera che ero uscito dagli Stati Uniti, quindi ero sempre un po' tipo scioccato tutti i giorni, anche facendo la mia passeggiata. Ero scioccato tutti i giorni? Sì, tipo, mi ricordo facevo una passeggiata a scuola e solo guardando intorno ogni giorno ero tipo: ma dove cazzo sono? In senso buono. Per me, visto che insomma siamo tutti un po' rotti di sentire Tokyo, 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 vi racconto di un viaggio in cui mi sono divertita da morire. Era tanto tempo fa, quindi adesso la città sicuramente è cambiata tantissimo. Sto parlando di 10 anni fa. Sono andata a Shanghai con mia zia. Io avevo tanti amici a Shanghai perché quando ero piccola stavo sempre in una comitiva di ragazzi italiani con origini cinesi e quindi quando sono andata lì molti erano lì dei miei amici e cioè ci siamo divertiti da morire. Perché al tempo Shanghai era economica, perché è una città grossa come piacciono a me, le metropoli, no? Perché era molto diversa, a me piace esplorare, vivere cose diverse. Divertente da morire. Pronti? Sì. Ok, vi faccio vedere com'è? Penso sia pronto. Dai, è abbastanza vuota, no? Allora, adesso dobbiamo decidere che faccia disegnare e lo puoi disegnare qua. Beh, io direi che facciamo la standard, cioè è la mia terza zucca. Aspetta, forse lo vuoi fare prima con tipo una penna molto leggero e poi quando è pronto poi. C'hai paura? Gli occhi sono un po' troppo separati. Guarda quanto spazio. La bocca deve essere un po' più spaventosa. Questo è un po' troppo tipo... Cioè, non fa paura questo. Gli occhi devono essere un po' più cattivi, tipo... Non ti piace? Anche un po' più sì. Chissà come sarà. Bellissimo! Dai, iniziamo! Inizio con Nalo. Davi, oddio, stai andando troppo veloce, guarda, hai già tolto troppo. È difficile, vedrai che diventa bruttissimo. È bello! Abbiamo una sola prova, eh. Vai, piano piano. Ragazzi, ho fatto il naso! Ok, faccio io l'occhio. Sì, fai te. La prossima domanda è: quando arriva un piccolo italo-americano? Sinceramente, non lo sappiamo. Non ci stiamo provando. Mai. Non lo so, non mi sento pronta. Non si sente pronto neanche lui, quindi stiamo aspettando un attimino che ci venga la voglia. Sembra brutto da dire perché so che ho quasi 30 anni, però in questo momento non ho la voglia. Hai qualcosa da aggiungere? Sì, vorrei un bambino, ma non è ora. Grazie dell'aggiunta. Cosa ti manca del Giappone in questo periodo? Tipo la vita urbana, tanto movimento, tanta gente, tanto caos. I treni, non lo so, sono una cosa indescrivibilmente bella.
là. Devo dire che mi manca la vita della metropoli. Voi sapete che io amo le metropoli, le città grandi, i negozi. Tesoro. Ragazzi, in questo periodo mi manca viaggiare, quindi mi manca tanto Tokyo, tanto. È quello che non è. Questo quando lo pubblichi, perché domani è Halloween. Appena riesco a montarlo. Come hai fatto a capire che lavoro volevi fare? Ne sei soddisfatta? Io già da piccola avevo capito che insegnare mi piaceva. Vedevo che ero brava a insegnare e a far capire alle persone alcuni concetti. Io ho sempre pensato che mi piacerebbe insegnare al liceo, all'università ho fatto tanti corsi di didattica delle lingue, quindi poi ho fatto un tirocinio di un anno a una scuola media dove ho insegnato inglese. Quando sono andata in Giappone ho cercato lavoro in una scuola di inglese. Devo dire però che il lavoro dell'insegnante online l'ho capito grazie a Brian. Quando siamo tornati in Italia ci siamo proprio seduti a tavolino. Ok, dobbiamo trovare un altro lavoro. Cosa vogliamo e cosa non vogliamo da un lavoro? Quello che volevo era molta flessibilità, come libertà di viaggiare, cioè lui è americano, io italiana, con la passione per il viaggio. Poi vedendo anche le mie abilità e quello che so fare, mi si è proprio accesa la lampadina e ho detto ma sì, si può fare, lo posso fare online. E quindi ho iniziato a vedere, ad appoggiarmi ad alcuni siti dove cercavano insegnanti di lingua e poi è come una snowball, palla di neve. Sono arrivata a fare il lavoro che faccio adesso e sono soddisfatta, sì. Devo dire che sono anche una persona molto ambiziosa, quindi mi piacerebbe tantissimo ingrandire questa cosa, cioè mi piacerebbe tanto trovare degli insegnanti che seguano il metodo, il mio metodo, il metodo in cui credo, quindi mi piacerebbe creare io del materiale, fare proprio il training a questi insegnanti, magari un giorno aprire una scuola di lingua online. Pro e contro della vita a Roma, Tokyo, USA. Allora, USA, comodo, abbastanza facile, parcheggio, traffico, le strade, è tutto un po' più facile a livello di tipo movimento, anche a livello di lavoro si può lavorare. L'Italia è buono per tipo rapporti umani e tipo le cose umanistiche, cibo, tenere alle cose preziose e piccole della vita. Giappone, soprattutto Tokyo, la vita è piena di movimento, caos. Però sto dicendo veramente cose banali, perché questa domanda è una domanda comprensibile, però è... È difficile racchiudere tutto sì, in una risposta. Quindi certo. Per questo sto dicendo cose tipo bla bla bla. Ed è anche personale. Poi, ragazzi, sta venendo bellissima. Da quanto studi l'inglese? Non lo so, da tutta la vita le lingue mi sono sempre piaciute. Ho iniziato già dall'asilo a fare i colori, gli animali, poi ho continuato alle elementari, andavo in una scuola privata dove facevamo lezione con una maestra madrelingua. È una cosa che mi è sempre piaciuta, con la musica, con MTV, che al tempo era solo in inglese. Io poi ho studiato lingua all'università e come passione sottotitolavo. Facevo parte di un gruppo di persone che sottotitolavano i film online e l'ho fatto per un paio d'anni e devo dire che mi ha aiutato tantissimo a ingrandire il lessico, quindi è davvero tutta la vita che studio l'inglese. Qualcuno in America o in Inghilterra, quindi un madrelingua, si è mai permesso di dirti qualcosa sul tuo accento? Ma ragazzi, sì! In generale io ho un accento molto buono in inglese e magari se dico una, due, tre parole, se canto, non riuscite a capire che non sono madrelingua. Sicuramente non riuscite a capire che sono italiana, però un orecchio un po' più attento lo capisce che non sono madrelingua. E quindi mi ricordo che la prima volta che ho conosciuto sua nonna, lei mi ha visto e ha fatto hi, abbiamo parlato per 2 minuti e lei mi fa you have an accent, tipo hai un accento. E io dentro di me ero tipo ti ci sto impegnando tanto. Io te lo do questo consiglio, non farlo diventare un blocco, prendila come una cosa carina, una cosa che ti contraddistingue. Io ho un piccolo accento in inglese e ce l'avrò per sempre, però le persone mi capiscono molto bene, la mia comunicazione in inglese corre liscia, riesco a dire tutto ciò che voglio dire, riesco a capire tutto ciò che voglio capire. L'accento non è un ostacolo. Io voglio lavorare sull'accento dei miei studenti quando rappresenta un ostacolo per la comunicazione. Se non riescono a capire e se non riescono a farsi capire, bisogna migliorarlo. Però se l'accento è buono, miglioriamo alcune cose, però non fartelo diventare un problema, perché non lo è, la lingua serve per comunicare. Quanto mi piace il mio accento un po' italiano quando parlo inglese, è carino. A me non hanno mai detto che ho un accento. Te che consiglio le daresti? Sinceramente pure per me è un problema, quindi non lo so.
Sta venendo bellissima. Brian, questa rispondi te. Sushi o pasta? Ogni tanto si ha bisogno della pasta, ogni tanto si ha bisogno del sushi. Che risposta banale. Allora sushi. Allora ragazzi, abbiamo quasi finito la nostra zucca, poi ve la facciamo vedere. Prima finiamo le due domande del Q&A. Quali stereotipi hanno gli italiani sui siciliani? Questa è una cosa che mi è stata chiesta spesso da molti americani. Ma i siciliani sono italiani? Forse quello che intendi è quali sono gli stereotipi sui siciliani? Che hanno gli italiani stessi sui siciliani? Sui siciliani. Tipo mafia. No, non credo che ci sia, cioè tu dici, ah, se sei della Sicilia sei mafioso, no. Io sinceramente penso al cibo buono. Mi dispiace, che brutta risposta, ma non sono ferrata sugli stereotipi sui siciliani. L'ultima domanda è, hai sempre lavorato come teacher online o hai svolto altri lavori? Prima di fare l'insegnante online ho fatto in Giappone, oltre a insegnare, proprio fisicamente, facevo risorse umane. Ero la persona che ti contattava, ti faceva tutto il processo dei colloqui e poi decideva se assumerti oppure reject you. Prima ancora, questa è una cosa che non tutti sanno, io ho fatto la cantante professionista per un po' di anni. Ho fatto la cantante con l'orchestra Casadei. Eravamo in tre, Casadei e due ragazze, io e un'altra. E questo l'ho fatto ed era effettivamente un lavoro a tutti gli effetti perché avevo il salario. Se volete sapere qualcosa un po' di più, magari faccio un storytelling time. Com'è? Story time? Il prodotto finale ancora non c'è però. Ah ragazzi, non è così difficile fare la zucca, dai. Vi serve solo un buon coltello. Ragazzi, che ne pensate di questo video in italiano? È bellissimo! Adesso ve lo facciamo vedere. Vicino l'olio. Ragazzi, adesso l'andiamo a mettere di fuori. Io speriamo che magari la gente in macchina la veda e dica wow, qualcuno ha fatto la zucca, ci saranno dei bambini in quella casa. No, io e Brian, trentenni. Aspetta che la vengo a mettere. Ragazzi, grazie mille di aver guardato e spero che vi sia piaciuto questo strano Q&A. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, alla prossima.